Ok, salve a tutti, sono Giovanni Federico, sono un membro del Poul e farò due talk. Il primo di questi sarà quello su OpenWebRT. Sì. Allora, non so se, vabbè, probabilmente non l'avete notato, però quando avete letto la scaletta dei vari talk di questa conferenza, in pratica l'idea era quella di andare dal grande al piccolo, dal mondo dei sistemi embedded, no? Partiamo dal mondo dei cellulari, che bene o male oramai hanno processori che superano i gigahertz, somigliano quasi sempre più ad un desktop, solo per lo schermo piccolo e la batteria poco potente. Adesso invece piano piano si scende. Si passa al mondo dei router wireless, e parlando appunto di come Linux viene utilizzato su questi router wireless, cosa potete fare voi con un router wireless dal punto di vista sia di utenti che di programmatori. Dopodiché faremo un taglio net e passeremo al mondo dei microcontrollori, con la presentazione di Biosix prima e un'introduzione ad Arduino dopo. Ok, cominciamo con OpenWebRT. Allora, questo talk si divide all'incirca in queste parti. Allora, all'inizio facciamo una descrizione dell'hardware con cui abbiamo a che fare, perché se non sappiamo con che hardware abbiamo a che fare, non sappiamo cosa parte, diciamo. Dopodiché parliamo di OpenWebRT, quali sono le sue caratteristiche, perché uno dovrebbe essere interessato a installare OpenWebRT sul proprio router wireless, che all'incirca, cioè, nel senso, sono gli stessi motivi per cui uno dice, beh, mi vendo nel PC con Windows per installare, perché voglio metterci sopra Ubuntu, no? E la stessa domanda bisogna porsela per quanto riguarda il proprio router wireless. Dopodiché un'introduzione abbastanza breve di OpenWebRT per sviluppatori e un paio di case study di cui, vabbè, l'Hello World fa girare un Hello World su questa fonera, e invece il Bits è un progetto che abbiamo fatto noi al Poul, io, Oda con Bont. Praticamente questo progetto, vabbè, lo vediamo dopo, diciamo, non voglio spoilerarvi di cosa si tratta. Questo è un router wireless abbastanza rappresentativo, si legge dal PCB in alto che è un TP-Link. Abbiamo a disposizione una CPU, le architetture più comuni sono la MIPS, se vi va un po' meglio l'ARM, ma in realtà vanno bene tutte e due. Velocità dei 100 e 500 MHz, la maggior parte dei router hanno un NVMe, quindi possono far girare Linux direttamente, non serve pensare a UC Linux o cose più di basso livello. Una RAM 64 MB, questa ad esempio è una foniera a 16 MB di RAM e 180 MB di processore MIPS, e una memoria flash dove viene memorizzato il codice. Al boot, in pratica, la CPU prende il contenuto della flash, lo carica in RAM, o almeno carica il kernel in RAM, e lo esegue, e dopodiché parte il processo di boot, diciamo. Quindi, un router wireless è paragonabile ad un PC. Se pensate al PC come un dispositivo programmabile. Ciao Sid. Se pensate ad un PC come un dispositivo programmabile dotato di CPU, di RAM e di hard disk, ritrovate all'incirca gli stessi componenti all'interno del router wireless. Quello che non trovate ovviamente è la tastiera e il mouse, perché questo è un dispositivo embedded, è pensato, diciamo, per fornire la connettività wireless. Da un lato viene connesso via Ethernet oppure via cavo telefonico, se è un router ADSL, e dall'altro ha una scheda wireless in modo da distribuire la connessione ai computer connessi. Ha una memoria flash piccola, proprio perché di default deve contenere solo il firmware necessario a gestire, diciamo, queste connessioni, quindi lo stack HDD o poco altro. Non ritrovate dei gigabyte di disco fisso come su PC. Come architetture abbiamo ARM e MIPS, delle architetture che in genere hanno costi ridotti, consumi ridotti, costi ridotti perché bene o male un ARM e un MIPS richiedono meno transistor per fare la CPU banalmente, no? L'instruction set è a RISC, quindi è più facile da implementare. Ops. No. Non trovate quindi un'architettura Intel X86 all'interno di router wireless. Ovviamente, trattandosi di router wireless, ha un'interfaccia Ethernet e un'interfaccia wireless. E se siete fortunati, una porta USB. Il motivo per cui è così interessante la porta USB lo vedremo dopo, quando pensiamo di installarci sopra OpenWebRT, perché vedremo che apre tutta una serie di possibilità. Lato software.
software, nella maggior parte dei remote awareness, questa è una caratteristica interessante, c'è già installato Linux. Cioè, nel senso, se voi prendete i remote wireless che avete a casa, andate a cercarlo sul database di OpenWRT, ci sono buone probabilità che ci sia già Linux preinstallato. Sui remote wireless non viene installato Windows, banalmente perché Windows è pensato per gestire un'interfaccia grafica e questi non hanno proprio uno schermo, una tastiera, un mouse, e poi comunque non avrebbe molto senso dal punto di vista dell'espandibilità. Windows è pensato per installare applicazioni, quindi è poco da installare. Oppure, se non c'è Linux, quindi c'è un sistema operativo proprietario. Siete un pochino più fortunati, diciamo. Cos'è OpenWRT? OpenWRT può essere visto come un firmware alternativo per Rote Wireless o come una distro Linux per Rote Wireless, perché alla fine OpenWRT ha le stesse cose che ha una distro Linux sul vostro PC. Ha un package manager, ovviamente. Contrariamente al vostro firmware che vi viene preinstallato, anche se è Linux, non è pensato per essere espandibile, no? Al massimo ve lo configurate, fate un po' di port forwarding e avete finito lì. Qui potete prendere delle applicazioni, installarle e farle girare sul vostro router. Non ha una GUI ed è ottimizzato per essere installato nella memoria flash del router. Questi due sono i motivi principali per cui non potete prendervi la vostra Ubuntu e installarla direttamente sul router. No? A parte il problema dell'architettura della CPU, che vabbè, c'è anche Ubuntu per ARM al giorno d'oggi, no? Il problema è che Ubuntu, bene che vi vada, quanto vi occuperà un giga e mezzo di disco fisso, no? Qui avete, Madonna, 64 MB, se vi va bene, si capisce che non ci stiamo, diciamo. E inoltre una distro desktop è proprio pensata per funzionare con una GUI. Mentre qui OpenWRT è pensato per avere una web GUI, ossia lo collegate tramite cavo Ethernet o vi collegate tramite wireless, dopo lo vedremo, vi collegate tramite il vostro browser web e potete configurarlo tramite un'interfaccia che serve su Twitter. Abbiamo già parlato del package manager, l'altra cosa importante è vi dà un compilatore, un cross compilatore e una serie di librerie, in quanto se voi volete scrivere la vostra applicazione sul router, o se magari avete un'applicazione che è ragionevolmente piccola, già preesistente, open source ovviamente perché c'è un sorgente, la volete compilare sul router, avete bisogno del compilatore. Dato che l'architettura non è x86, non è che potete usare il GCC che c'è sul computer, diciamo. Allora, il sito di OpenWRT ha questo URL. Se guardate, l'interfaccia utente è simile praticamente all'interfaccia web che dopo vi troverete sul vostro router, diciamo. Dopo andremo a collegarci proprio al router e vedrete che l'interfaccia è molto simile. Allora, c'è la parte download, logicamente, dove potete scaricare il vostro firmware, dovete sapere il modello. Quando cliccate sul download vi si apre un grande database dove i modelli dove potete vedere, ecco qua. I router supportati sono tantissimi, la fonte che abbiamo qua, ma anche nomi diciamo più Mix, famosi come D-Link, Linksys, 30.000 mega. Ci sono buone probabilità che se andate a casa prendete mi sembra sì, leggete la sigla, diciamo, il vostro modello, lo buttate dentro il database, o è supportato o c'è un work in progress, diciamo. Adesso rimane il problema. Ok, io voto wireless, io ce l'ho attaccato a internet, mi fornisce la connessione internet, perché dovrei vederlo come qualcosa di più, diciamo, di una scatoletta che mi dà la connessione internet, perché vorrei cancellare il firmware originale e buttarci sopra l'OpenWRT. Una prima possibilità è per avere feature che sono presenti solo nei router di fascia alta. Molto spesso, diciamo, per ragioni economiche, alle aziende conviene produrre il router che è essenzialmente uguale a quanto ad hardware, no? Per quanto riguarda quello di fascia alta, si implementano un pochino di feature in più in software, e quindi sembra che fa più cose. Un esempio è la quality of service: se avete più persone connesse alla rete wireless, magari uno sta scaricando dei torrent mentre voi state guardando un video da YouTube, quello là si piglia tutta la banda e il vostro video va a scatti, no? Potete scegliere delle regole e dire che, per esempio, una persona, una connessione può avere non più di una quota, diciamo, di banda, in modo da evitare di saturarla tutta. Questo di solito si trova nei router di fascia alta, inizio, questa. E però se prendete un router da 20 euro, da 30 euro, di solito non ce la trovate, no? Se prendete OpenWRT, ve lo buttate sul vostro router, tutto intanto la feature ce l'avete.
un altro motivo per cui uno dovrebbe installare, o per cui un proprio utente per installarci delle applicazioni. Come abbiamo detto, abbiamo il package manager, o via interfaccia grafica, oppure se vi collegate via SSH, così come da Linux, da Ubuntu fate apt-get install, da qui fate opkg install, non cambia niente. Potete installarci delle applicazioni, se volete farvi la vostra VPN, vi mettete su OpenVPN. Noi l'abbiamo provato due volte con e funziona bene, sì. Anche su una polera. Se la vostra scheda, se la scheda wireless del vostro computer non va in master mode, ma quella del vostro router sì, potrebbe essere interessante installare anche sul vostro router. Pesantuccio. Se siete dei maghi della linea di comando, per esempio siete dei maghi di VTables e volete farvi le vostre regole, volete farvi il vostro firewall iper personalizzato, se vi mettete sopra OpenWrt, intanto potete fare la vostra configurazione direttamente sul router, in modo da proteggere la vostra LAN locale dagli attacchi da parte della rete internet. Ovviamente per divertimento. Uno dei motivi principali per cui uno si installa lì non su PC. Ok, prima avevamo accennato che se c'è una porta USB tutta già. Ma come mai questa cosa è possibile soltanto per il router e non anche per i modem router? Quelli che normalmente si trovano in commercio? In teoria. Cioè nel senso ci sono già dei modem router supportati dal punto di vista di OpenWrt. Normalmente non li vedo nemmeno nell'elenco dei dispositivi non supportati dal router. Se non sbaglio, i livelli, quelli della, che vengono dati con la connessione Alice, c'è un work in progress, diciamo. E questo è un esempio di router con la DSL. Cioè, ovviamente è un progetto community driven, diciamo. Una persona ha un router, lo vuole far funzionare con OpenWrt, che cosa succede? Se andate sui forum lo trovate. Spesso c'è gente che prende il router, lo mette in una scatola, lo manda via posta uno dei guru di OpenWrt, di quelli che sono in grado di saldarvi la flash, da fare firmware e fare cose strane, diciamo, per riuscire a vedere com'è il supporto hardware, scrivere i driver di peripeli, che cose del genere, e si vede che dopo un po' col tempo, date tempo a questi guru e dopo il router viene supportato. Posso mandare via? Sì, guarda, funzionerà di sicuro. Beh, se riesci ad aspare il mio fra, puoi mandare copie del mio. Comunque avevamo parlato prima della porta USB, che tutto andato apre un certo numero di possibilità in più di customizzazione del vostro router. Se il router ha una porta USB, oppure se andate sui forum di OpenWrt, ci sono alcuni modelli che sempre per ragioni, diciamo, del produttore di economie di scala fanno lo stesso circuito stampato del router con e senza la USB, ve lo vendono a più soldi solo perché ci aggiungono il connettore USB a un paio di resistenze, diciamo. Questa cosa di solito uno se ne accorge subito perché lo smonta, vede che ci sono dei componenti molto popolati sul circuito stampato e dopo si crea un topic sul forum e dopo un po' la gente capisce dove saldare le due resistenze e poi la USB ve la potete mettere da voi, diciamo. Comunque se ce l'ha già o se potete aggiungerla, tutto altro potete utilizzare il router come fai server, ad esempio. Prendete il vostro disco del supervisorino, lo attaccate al router wireless e tutto tratto via wireless tutti i computer possono accedere al disco, diciamo. Potete utilizzarlo stile backup di Time Machine. Come per il server, se il router ha abbastanza memoria da metterci su UPS, che è il server per le stampanti di Linux, prendete la vostra stampante USB, che l'attaccate e tutto tratto potete stampare da tutti i computer dovunque siete in casa. Web server, se avete siti, diciamo, prettamente statici, HTML, CSS, non ci dovrebbe essere problemi a mettere un paio di regole per consentire l'accesso alla porta 80 dall'esterno, che è molto disabilitato, per ragioni di sicurezza, e potete fare self-hosting. Molta gente in router lo lascia acceso 24 ore su 24, quindi potete mettervi il vostro sito personale. Come torrent downloader, prendete sempre il vostro disco esterno, ce lo attaccate, prendete torrent, R-torrent, più di un transmission.
anche trasmette, c'è più di un programmatore nei repo, quindi sudo pkg install e avete risolto il problema. Amule downloader, anche Amule nei repo, quindi sì, però qui le necessità hardware salvo sì, di solito ma per torrent neanche poi tanto, no, per Amule sì, decisamente. In generale vi trovate la versione da linea di comando, quindi vi collegate via SSH, fate partire Amule e il Amule non so se dovrebbe avere perfetto, quindi se, già senza l'interfaccia grafica diciamo le prestazioni migliorano. Ci sono anche le versioni server, per esempio per subversion, se volete sviluppare codice e non siete per esempio di Dapasso perché siete natati e quindi non potete fare connessioni dall'esterno, potete prendere un team ragionevolmente piccolo, se avete una ventina di persone forse non ce la fai, se siete in 2 o 3 potete anche provare e potete fare push sul tenuto sul vostro router, ovviamente poiché la memoria interna flash, sono pochi megabyte, potete farlo solo se avete una porta USB. La lista dei pacchetti. Per diciamo incuriosirvi e farvi venire voglia di installare o per permetti sul vostro router, seguite questo link, dopo le slide saranno rese disponibili sul sito del Google. Downloads.openwrt.org, release openwrt, sono numerate come le release di Ubuntu, per esempio vedete sotto 10.03. Arch è l'architettura del processore, quindi serve un minimo di ricerche su internet per scoprirlo, per esempio la foniera del processore Atheros, che è ballato su Linux. E packages, e a questo punto vi trovate una lista di pacchetti e ce ne sono veramente tanti. Cosa offre OpenWrt agli sviluppatori? Allora, perché uno dovrebbe sviluppare un'applicazione e buttarla su suo router invece di farla girare direttamente sul vostro PC, diciamo? Per esempio, se volete lasciare un programma attivo 24 ore su 24. Non so voi, ma io non ho l'abitudine, diciamo, di prendere il computer e di lasciarlo acceso giorno e notte, no? Con una corrente e cose del genere, diciamo. Poi, di solito, se avete un PC fisso, di solito le ventole danno fastidio, se c'è una stanza dove dormite o qualcosa del genere. Invece un router consuma poco, non fa rumore, lo potete lasciare acceso 24 ore su 24 e se dovete fare un'app la potete buttare su, compilarla ed eseguirla. Perché un router ovviamente è la piattaforma perfetta per un programma network oriented. Se avete un programma che ha bisogno di una GUI, beh, diciamo che è abbastanza inutile farlo girare su un router, non avete proprio come dove per i display, però se è un programma che si deve gestire principalmente connessioni socket o così, per interfacciarsi con altro hardware. Alcuni router, non tutti, di solito l'ho fatta guardare sul sito sul forum di OpenWrt, hanno dei GPIO. Ne parleremo dopo con un po' più di dettaglio quando vediamo il controllo che è l'Arduino. I GPIO sono proprio i piedini del chip, alcuni sono configurabili via software, li potete mettere come ingresso e leggere il valore, quindi cercate un pulsante o qualcosa, vedere se il pulsante è premuto oppure no. Oppure li configurate con l'uscita e potete controllare dei carichi, diciamo. Di solito sono in grado di pilotare un LED, se vi serve qualcosa di più potente ci mettete un transistor, come vedete. Questi schemi di solito si trovano su internet, non è un problema. Ai tempi lo si poteva fare col PC con la porta parallela, però al giorno d'oggi la porta parallela è scomparsa dai PC e quindi c'è un po' poco da fare. Un router potrebbe essere un'alternativa. Se avete un programma che deve stare 24 ore su 24, ha bisogno di poter affacciarsi con l'esterno. Una buona cosa. L'ultima diciamo che è un pochino tirata, se volete fare web development, se volete fare il vostro sito non statico, diciamo, dinamico in PHP e avete un router con molta RAM, 32-64 MB, potete buttare sopra PHP, dopo ne parleremo e già ne avremo. Allora, cosa offre gli sviluppatori? Il router, quasi tutti i pacchetti del router sono sviluppati in C, quindi di sicuro potete programmare in C. C'è anche la libreria del C++ perché alcuni pacchetti tipo Citroën è scritto in C++, quindi ci sono certi pacchetti scritti in C++, tutte le librerie ci sono, ad esempio c'è le librerie più comuni ci sono, ad esempio c'è Boost, che è una delle librerie che mi piace parecchio. E quindi, come abbiamo detto,
insieme sul sito di OpenFRMT, dopo lo vedremo, potete scaricare l'SDK, compilarvelo, perché viene distribuito come sorgente, non è tutto open source, dopodiché vi trovate un compilatore di GCC e G++ per C++ che compila i binari, e tutto un ambiente di sviluppo che genera direttamente i pacchetti, che questo lo andremo a vedere, pacchetti di estensione .jdk invece che .dev, che li potete buttare su. Il vantaggio della programmazione in linguaggi nativi sono proprio le performance. Se avete un processore da 100-200 MHz e avete un'applicazione, diciamo, non banale, è molto conveniente. Lo svantaggio è che ovviamente dovete settarvi tutto un ambiente di cross-compilazione. Se invece prendete linguaggi di scripting, potete semplicemente prendere l'interprete dei pacchetti, installarlo come pacchetto e dopodiché scrivete un file di testo che contiene il vostro script, cioè lo buttate su, quindi non avete bisogno del cross-compilatore. Come linguaggi di scripting, nel package manager ho fatto passare negli ultimi giorni e ci trovate Lua. Lua lo trovate preinstallato perché l'interfaccia web è basata su Lua, quindi quando vi connettete vedete la pagina web di Lua che ve la genera. Python l'abbiamo provato di persona, però è un po' pesantino. Se avete un router come questo con 16 MB di RAM ci sta. Non è una buona idea. Cioè, non è neanche poi tirato. Il problema è che qui ci abbiamo, cioè, nel progetto Bit, dopo vedete, ci abbiamo installato dentro un po' il mondo, cioè c'è dentro OpenWRT, c'è dentro l'utile pubblica. Quando si inizia ad installare tante applicazioni e anche lo script in Python che gira, si sente un po' dei problemi di performance. Se alleggerite invece il carico, se mettete pochi programmi, anche con 16 MB di RAM fai così. Perl, PHP, Erlang, appassionato di Erlang qua. Ehi, ciao, c'è anche quello nel repo. Non so quanto sia performante, non l'ho provato, diciamo. Cabert, se utilizzate di qualche scripting, l'abbiamo già detto, serve, diciamo, più rapido. La CPU, per quanto può sembrare strano, non è di solito un fattore limitante, perché in genere se avete proprio un programma che deve eseguire molti calcoli, qualcosa lo scrivereste comunque in linguaggi nativi. Se scrivete dei programmi semplici, utilizzate delle librerie o qualcosa, di solito la CPU, anche quando le diamo poi avanzate del 180 MHz, non è un problema, è più un problema la RAM di solito. Cosa offre invece agli sviluppatori web? Questa slide, l'ho detto, è leggermente tirata, non ho fatto completamente queste prove e avete bisogno di un router con un bel po' di RAM per tentare di farlo, soprattutto se non utilizzate soluzioni leggere. Se andate a vedere nella lista dei pacchetti nei repo, vi trovate UHTTPD e LightTTPD, non so come dirlo, comunque sono due server web molto leggeri. Uno dei due, non ricordo quale, ce l'avete preinstallato perché è quello che vi serve alle pagine web quando vi connettete dall'interfaccia web. Tanti sono molto leggeri. Funzionano benissimo per pagine statiche, HTML, CSS, dovrebbero anche interfacciarsi con PHP qualcosa. Perché non è messo Nginx nel mondo dei leggeri? Beh, perché tra micro HTTPD, che è un server web che, se non sbaglio, quant'è che occupa 40 kilobyte di binario, e Nginx, diciamo che c'è un po' di differenza. No, è leggero. Nginx è sicuramente molto più leggero di Python, molto più leggero di Apache, però è sicuramente molto più leggero di Apache, però non ti ricordo che è solo un binario Nginx. Sì, sì. Ti ricordo anche che è scritto in C. Sì. È l'unico, non è grande. Hanno fatto dei test e sembra più veloce anche di LightTTPD. UHTTPD non lo. Se volete provare, quindi Vital Type, provate Nginx. C'è anche Apache, più conosciuto, però è leggermente pesantuccio. PHP c'è, non dovrebbe essere neanche troppo pesante, a meno che non fate script abbastanza complessi. Come DB server invece questi sono SQLite, non è un vero DB, è una libreria che è una libreria che offre funzionalità di database, questo è vero. PostgreSQL, diciamo che è un po' un problema. Cioè io ce l'ho trovato nel repo della Fonera, però bene o male il binario, cioè il pacchetto IPK era da 8 MB e i pacchetti sono flippati, quindi quando li installate occupano più spazio, e 8 MB è la dimensione della flash della Fonera, quindi
diciamo che è un po' un problema farcelo stare, a mio avviso. Se invece avete un router con monta flash, si può utilizzare. O se avete un router con la USB, montate una chiavetta USB e installate il router. Ok, adesso passiamo alle prove pratiche. Allora, innanzitutto vediamo se ci riusciamo a collegare. Questi sono i tre comandi base che serve imparare per riuscire ad installare l'SDK. Il primo è di VM, vi scaricate i sorgenti base di OpenWRT. La trunk si intende ovviamente la versione più nuova dei sorgenti. Una volta che li scaricate fate make-config, è diverso dal make-config che vi trovate se vi compilate un kernel a mano o qualcosa del genere. Questo make-config è stato leggermente montato per configurare l'intera piattaforma e non solo il kernel Linux. Se volete configurare il kernel Linux fate make-kernel-config. La prima volta che lo fate di solito make-config fallisce dicendo che mancano delle librerie, per esempio Bison, Yak o qualcosa del genere. È una buona cosa che fallisca subito, così almeno lo installate con un ticket vicino, mi dire le librerie che mancano, e quindi dopodiché lo rifate e funziona. Dovete selezionare come minimo la piattaforma. Per esempio, se volete compilare per una Funera dovete dire che il chipset è una R2315 o qualcosa del genere. Allora, questa informazione non si trova su internet, cercate Funera, anche oppure nel database di OpenWRT. Cercate Funera e vi viene fuori che chipset ce n'è uno. Perché diversi chipset potrebbero avere diverse architetture, alcuni sono ARM, alcuni sono Linux, e quindi è necessaria questa informazione, i driver sono diversi. Poi fate make. Make di solito ci vuole un po' perché deve compilarvi un kernel Linux, deve compilarvi il compilatore di GCC, o meglio, prima il compilatore di GCC, poi il kernel Linux e poi tutti i pacchetti base. Quindi è abbastanza comune che ci impieghi un paio di ore per finire di compilare. E vi occuperà circa un 3 giga su disco, tutto il particolare, cioè nel senso, quando compilate qualcosa, per fare un firmware da 8 MB, sul vostro PC vi servono 3 giga di file temporanei, è una cosa un po' particolare. Vabbè, sempre meglio di Symbian, che avevo letto su internet, e servono tipo 120 giga di spazio per compilarlo, qualcosa del genere, quindi e tipo 7 ore o qualcosa del genere. Quindi possiamo considerarlo leggero come piattaforma per fare il build del firmware. Dopodiché questo che renderò disponibile insieme alle slide è diciamo lo scheletro di un'applicazione per OpenWRT. Dentro la cartella SRC vi mettete il vostro programma. Questo è proprio un programma banale, è un Hello World. Si ha un Hello World l'equivalente di manettetta Hello World, proprio tre righe di codice, giusto per tenerlo semplice, e questo è il makefile. Questo makefile che vi scrivete voi è abbastanza semplice, l'unica cosa che non dovete fare è settare le variabili come CXX, che sarebbe il compilatore C++, LFLens e CXXFLens. Queste variabili qua infatti devono essere settate dal makefile che dopo vedrete sopra, che invece è il makefile specifico per OpenWRT. Cioè, se per esempio mettete CXX uguale C++, che è il compilatore C++ del vostro computer, non fate l'override del default, che invece sarà di andare a chiamare il compilatore ARM Linux ELF C++, che è il cross-compilatore per ARM oppure per Linux Linux ELF C++. E quindi il binario che fate sicuro. Questo giga di compilazione, un giga solo per il GCC per cross compilare. L'applicazione stampa Hello World su PC però. Questo invece è il makefile esterno, quindi diciamo che dentro SRC ci mettete l'applicazione come la fareste su PC. Il makefile esterno è un po' difficile da scrivere, però vi metterò questo scheletro online, quindi basta che lo copiate e sostituite al posto di Hello World il nome della vostra applicazione e tutto. Questo è specifico per OpenWRT.
e questo per compilare il pacchetto. Ecco, forse una cosa che non ho detto è che questo è un ambiente di cross compilazione. I compilatori GCC G++ sono abbastanza pesanti e non si riesce ad installarli sugli router wireless. Di solito richiedono, per compilare un programma C++ complesso, anche un centinaio di mega di RAM, no? E qui dentro non ce li abbiamo, diciamo, e anche come librerie e tutto il resto sono abbastanza pesanti. Quindi la compilazione viene fatta sul vostro PC, viene generato un pacchetto IPK, lo copiate sul router e lo installate e lo eseguite da lì. Questa è la regola di compilazione, diciamo che non c'è niente di particolare. La regola di installazione invece viene eseguita bene o male a runtime quando installate il pacchetto, in cui vi copia il binario in USRB. Banalmente, questo dice prende il pacchetto Hello World e buttalo in USRB. Allora, tentiamo di connetterci. Addio wallet. Siamo connessi. Quando fate make e compilate il tutto, il make è quello che impiega un paio d'ore, vi viene creata questa struttura di directory che è l'SDK, diciamo. Il pacchetto lo andate a buttare dentro in package, qua ce l'abbiamo già copiato, lo mettete qua, dopodiché andate nella root directory, diciamo, di questo dell'ambiente di sviluppo, aprite una shell, fate make package slash il nome del programma. Compile, ci mette un secondo questa volta perché non deve compilare il mondo, deve compilare solo quel pacchetto. Andate in bin, Atheros, Packages e vi trovate il vostro IPK. Adesso apriamo una shell con SCP, che è un programma che permette di copiare file in modo sicuro attraverso la rete. Copiate Hello World, lo copiamo in 192.168.1.2 che è l'indirizzo del router nella cartella TMT. Copiato SSH. Andate in TMP, opkfg install hello world, il pacchetto ve lo trovate qua perché l'avete copiato con SCP. Finito. Lo eseguite, hello world, e vi stampa l'hello world. Questa è una shell di SSH, quindi quello che trovate qua viene fatto girare sulla CPU del vostro router. Questo è un esempio di flusso completo. Vi prendete l'SDK, ve lo compilate, scrivete la vostra applicazione, la buttate dentro nella cartella package, fate make package, il nome del vostro package compile, vi trovate l'IPK, lo buttate su con SCP, lo installate con OpenCFG e lo eseguite. Ecco. Semplice. Sì, è abbastanza semplice. Volevo mostrarvi solo un altro paio di cose, diciamo, per quanto riguarda... Un'occhiata veloce all'interfaccia web. Lua Configuration Interface, perché come abbiamo detto è fatto in Lua. Questo lo prende qua.
come vedete è molto simile a quella, all'interfaccia del sito OpenWRT, diciamo. Ci sono le impostazioni, potete impostare il wifi, la potenza di trasmissione, è abbastanza configurabile, diciamo, il nome della rete wireless, la password e tutte queste cose. Questa è la versione essential. Se andate in versione administration vi si sbloccano un po' più di comandi, potete... Allora, vediamo se trovo un attimo. No, sì, volendo potrei disinstallare dopo la qua. Software, vediamo se riesco a farlo. Sì, sì. Per riuscire a farlo, lo so, bisogna vedere se ci riesco io. Sono più esperto a fare SSH e SSP che usare. Allora. Hello World, delete. Ok. La farà. Sì, disinstallato. Potete installare e disinstallare pacchetti anche con l'interfaccia grafica se preferite. E adesso arriviamo un secondo all'ultima demo che voglio mostrarvi, che è il progetto Beats. Allora, cos'è il Beats? Guardate qua. Allora, questo è un apparecchio che abbiamo costruito io da Cortebont e che si trova adesso nella sede del Pole. Si presenta con una scatola, con una chiave. Questa è la versione vecchia a due LED, la versione nuova ha un display LCD con da 2 righe per 16 caratteri. Quando qualcuno entra nella sede del Pole, gira la chiave. Questa chiave è connessa ad un Arduino che vedete qua, l'Arduino è connesso ad un'altra fonera, non questa, un'altra, ecco, che si connette ad internet tramite la rete del Poly, si connette ad un server, il server di Otacon, e uploada, diciamo, lo stato della sede, cioè dice che la sede è aperta. Così almeno le altre persone dell'associazione comune che si trovano in giro, che di solito hanno in giro un portatile, uno smartphone in grado di connettersi a internet, possono guardare se la sede è aperta oppure no, e quindi sapere se andare direttamente alla sede oppure andare prima in segreteria per prendere le chiavi e poi prendere e poi dirigersi verso la sede, diciamo. Tra le varie, questo, diciamo, è il lato hardware del Beats. È stata sviluppata con un Arduino e con una foniera. Nella foniera sono stati sviluppati un paio di programmi CASTA di C++, uno scritto in Python, e dentro c'è OpenVPN perché ci possiamo collegare da casa e fare l'aggiornamento dei pacchetti via remoto, via SSH, che è una cosa sicuramente molto divertente e molto utile, perché se uno è a casa e ha scoperto un bug, la foniera in remoto, aggiornare direttamente la versione senza dover andare al Politecnico. Questo è il sito del Beats. Lo potete consultare anche voi, questa è una copia in locale perché non sono connesso a internet, si trova a beats.otacon22.it, oppure andate sul sito del Pole, www.pole.it, no? org, scusate, ecco, e tra i link della sidebar c'è anche il link al Beats. Mi dice la sede adesso se è aperta o chiusa, questa è una copia in locale quindi non è aggiornata. Attaccato all'Arduino c'è anche un sensore di temperatura, quindi avete un'idea della temperatura in sede, perché no, sapete se fa caldo, se fa freddo. Ma si è rotto il termosifone. Tra l'altro oggi il sistema Beats tiene anche un log delle persone che sono state, perché si era riscaldamento ancora acceso. Non salviamo i nomi delle persone, salviamo solo se la sede è stata aperta oppure chiusa, no? Questi log sono stati utilizzati. Questi log sono stati utilizzati per generare questa immagine. Questo è un programma che è privato server, perché deve essere visibile da tutti, diciamo. Se vi connettete con la foniera alla rete del Politecnico, non avete un IP pubblico e non potete stare un server, diciamo, banalmente. Questa immagine che fa la previsione delle presenze in sede, ossia sulla base delle presenze passate calcola, diciamo, se è probabile che ci sia qualcuno in sede. L'idea, cioè, il fondamento su cui si basa questo, è che banalmente le ore buche che ci sono le stesse per tutto un semestre, no?
Quindi se c'è stato qualcuno settimana scorsa, significa che quel qualcuno non andava a lezione e aveva una buca qualcosa, no? E quindi è molto probabile che ci sia una buca della prossima settimana e che quella persona ci sia in casa. Ok, questo è un esempio, diciamo, di applicazione sviluppata con un router wireless e con un VMware. E con Arduino. E con Arduino, esattamente. Allora, questo talk è finito. Adesso sì, facciamo una pausa anche perché devo...